Io direi meno male che c'è stato il volontariato. Un fatturato di 80 miliardi, eh, un milione e mezzo di addetti, 5 milioni di volontari, 26 milioni di persone che ricevono agio da questo intervento, questo spirito di gratuità che tutto dà e niente chiedi. Oggi celebriamo tre giorni importanti in Sicilia. Festeggiando, registrando, salutando il mondo del volontariato, partiamo col welfare. Il welfare tra tutti gli impegni del, eh, di questo mondo di grande generosità è quello dove forse si ottengono i risultati più significativi. E anche l'Europa, col grande investimento nel piano del Recovery Plan, nel piano nazionale di rilancio e resilienza, sottolinea che non solo servono le risorse, ma serve una grande rifondazione normativa a partire da un rapporto più corretto e paritario tra il livello di governo e la gestione del terzo settore. Quindi devo dire giornate importanti di riflessioni, di incontro, di lavoro che credo saranno importanti per la nostra terra. Intanto è la prima volta che la Regione organizza, su iniziativa del Presidente e direi sul grande impulso del Presidente, tre giorni per stare assieme con il mondo del volontariato. Per la sanità il volontariato è stato uno dei presidi più importanti durante la pandemia, continua a essere un punto di riferimento essenziale all'interno delle strutture ospedaliere e svolge un compito che tante volte il sistema di sanità, sia pubblico che privato, non riesce a realizzare. Essere accanto alle famiglie. Se noi diciamo, come facciamo bene a dire, che un sistema di sanità che funzioni mette il paziente al centro del sistema, oggi accanto al paziente c'è la famiglia del paziente, ci sono le paure familiari, ci sono tutto quel mondo di umanità che oggi è diventato centrale nel momento in cui si parla di umanizzazione delle cure. A questo compito adempie con grande senso di responsabilità il mondo dell'associazionismo e del volontariato e noi siamo qui oggi più per ascoltare che per parlare.